Salve a tutti ragazzi, eccoci di nuovo con il vostro Zura e quest'oggi la tank review che vi porto è quella del Tiger 2. Finalmente, una grande richiesta, anche a lui tocca The King Tiger, la tigre, il re tigre, la tigre reale. Tiger 2, un veicolo che doveva incutere terrore nei cuori dei nemici, un colosso che supera, massacra il precedente Tiger 1 praticamente in tutto. Prima di vedere come se la cava a Pilsen, noi andiamo a fare la nostra solita comparativa, diciamo su carta. Questa volta sarà particolarmente difficile, sarà particolarmente ostica, perché stiamo parlando di tier 8 tedesco pesante. Ce ne sono tantissimi e fare la comparativa contro i veicoli di altre nazioni è pressoché impossibile. Però eccoli qua, Tiger 2 VK4502A, Love, Sua Maestà, il Leone, il Löwe, il VK100P, il picchiatore da città, da corto raggio, il Mauerbrecher mi sembra. E l'ultimo arrivato dei super pesanti tedeschi premium tier 8 VK7501K. Allora andiamo subito a vedere il danno per minuto del Tiger 2. È uno dei migliori. È uno dei migliori nella categoria dei peggiori. Perché il Love è uno di quelli che ha il danno per minuto peggiore tra i pesanti del tier 8. E qui il Tiger 2 stacca, spicca con avvicinandosi a 2000. E fa leggermente di meglio anche il VK4502A, ma non è che questi danni per minuto facciano gridare al miracolo. Prendiamo un rivale, eccolo qua, il Patriot, carro che in teoria potrebbe comportarsi ugualmente. Come vedete, il danno per minuto del Tiger 2 è buono, non trascendentale. Prototip pure fa leggermente meglio, il marcoschiego polacco fa meglio, non tanto, la schifezza francese fa peggio, per fortuna, che schifo sta a fare, il Liberté pure sta lì. Quindi diciamo che con un danno per minuto prossimo a 2000 il Tiger 2, ci siamo persi intanto la comparativa, internet non ragiona. Il Tiger 2 ha un danno per minuto ragionevolmente valido al tier 8, non male. La penetrazione 225 è perfettamente nella media del tier 8, solamente il Love fa meglio e di un pelo pelino il VKpino. 320 di danno, il cannone è un calibro 105 mm, quindi standard il danno 320 per tutti i 105 mm dei primi tre veicoli tedeschi. Gli altri hanno tutti dei calibri più grandi, ok? La velocità di volo del proiettile è molto buona per essere proiettile AP, quindi proiettile penetrante, è molto buona, 1100 metri. La capacità, la quantità di munizioni che il carro si porta dietro non è assolutamente trascendentale da far vedere al miracolo, ma più che sufficiente per quello che serve. In caso di necessità, premendo il tasto 2, si può fare affidamento su proiettili APCR ultra perforanti ad anima rigida con 285 mm di penetrazione e 1375 metri al secondo, valori che rivaleggiano con quelli spaventosi del Löwe, che come ben sapete ho già tessuto le lodi del Löwe. Quindi con una penetrazione che si avvicina molto al Löwe e una shell velocity che si avvicina molto a quella del Löwe, probabilmente io direi che il firepower migliore tra tutti quelli che vediamo qui potrebbe essere quello del Tiger 2, perché la sua penetrazione è pazzesca, quindi in grado di danneggiare anche i tier 10, e velocità di volo del proiettile pure buona. Per il resto diciamo che il Tiger 2 si prende il primo riconoscimento, miglior firepower. Passiamo ora al gun handling, qui pure ci aspettiamo qualcosa di buono perché i tedeschi di solito hanno dei cannoni molto affidabili. 2.4 di aim in time, solamente il V-cappello fa meglio, gli altri fanno tutti quanti peggio con 0.30 di precisione, 0.17 di dispersione di movimento, ruotando il carro di 0.17, ruotando la diretta 0.12 e 8 di abbasso,
Il gun handling del Tiger 2 è probabilmente il migliore del lotto. Non so se metterlo al pari con quello del Loewe, perché il Loewe ha 2 gradi di gun depression in più, che sono preziosi quando uno vuole andare a giocare null down, perdendo un po' in puntamento e dispersioni. Quindi diciamo che è un altro bel piazzamento per il Tiger 2. Il cannone è veramente di primo ordine al tier 8. Passiamo ora al comparto mobilità. Qui stiamo parlando di un veicolo che pesa più di 70 tonnellate, quindi parliamo di un super pesante, solamente il piccolo VK4502A piccolo. VK4502A non è un super pesante, gli altri sono tutti quanti delle mattonate gigantesche, 38 km all'ora, diciamo la velocità di punta maggiore aggravata da un orribile 12 di retromarcia. Questo valore 12 è estremamente penalizzante perché quando si deve andare a marcia indietro è il peggiore di tutti quanti, ma soprattutto un 9,87 di rapporto peso-potenza. Il motore del Tiger 2 è il peggiore di tutti quanti e a fronte di questo peso, con resistenze dei cingoli standard, fanno sì che il Tiger 2 sia veramente e inesorabilmente lento. Al pari del Loewe, ma forse sembrerebbe essere anche peggiore, nonostante sulla carta no. Il valore più drammatico è la retromarcia, perché questi sono tutti carri drammaticamente lenti, quindi come mobilità personalmente fanno schifo tutti. Il migliore è il VK4502A, che con un rapporto peso-potenza dignitoso sembrerebbe quasi muoversi. Ok, anche la rotazione, come vedete, ha una decina di gradi in più. Facciamo perdere il VK100 e il Mauer Breaker, che sono incollati al pavimento, però il Loewe e il Tiger 2 sono dei pesanti molto molto lenti, soffrono molto. Ok, quindi col comparto mobilità Tiger 2 non bene. Armatura e punti ferita, qui leggo dei valori perfettamente standard, diciamo molto molto simili a quelli del Loewe, anzi in alcuni punti migliori. Guardate, la turret armor sembra molto superiore a quella del Loewe, ma poi andremo a vedere il layout dell'armatura perché è quello che conta. I punti ferita sono perfettamente nella media. La vista è valida, 390, il carro prende fuoco se viene colpito nel sedere perché abbiamo il comparto motore. Comparto motore che si incendia abbastanza facilmente. Eccoli qua i valori del Tiger 2: equipaggiamento consigliato, ventilazione, caricatore, stabilizzazione verticale. Il gun handling è superlativo. Se avete la possibilità economica, mi raccomando, giocatelo con il cibo premium. Il guadagno che si ha a 360 gradi è notevole, si apprezza soprattutto in vista e maneggevolezza del veicolo. Ora andiamo a vedere il layout dell'armatura. A membri dell'equipaggio, 5 membri dell'equipaggio, gun depression 8, buona ovunque a parte al posteriore dove l'engine deck, il vano motore, dà fastidio. Ok, incontrato in pianura il Loewe, nonostante i valori sulla carta siano confortanti, sì, il Tiger 2 ha una corazza diciamo tra luci e ombre. La piastra superiore, tenete presente che il carro è molto grande, la piastra superiore con 200 di armatura media, 200-210, non è di per sé malvagia. La piastra inferiore invece, 100 mm, mentre dichiaravano 150 sulla carta, e anche se ben angolata, come vedete, non va oltre i 160, quindi un gigantesco weak spot posteriore. Rischiate di perdere il motore perché c'è la trasmissione dietro. La torretta, dalle guance piuttosto spioventi, è solamente 175 mm come spessore, quindi tutta la cornice intorno al mantello è un weak spot più difficile è la cupola. Non sparerei qui, ma cercherei sempre o questa cornice o la lower plate, oppure direttamente gold dritto per dritto sul cofano. Come si gioca questo carro? In pianura vi consiglio di assumere il 30-60, tenendo la torretta ruotata verso i vostri avversari. Come vedete, in questa configurazione lo scafo, l'upper plate guadagna qualcosina. Beh, non male, diciamo leggermente meglio di un IS3, però è veramente grande. Il lato rimane con 80 mm, rimane automatico, non esagerate, altrimenti appena fate così rischiate di prendere track e danno, perché qui l'armatura è 80, quindi qui vi entrano, vi rompono il cingolo, rimanete fermi, prendete danno. Ok, si gioca così. Ci sono svariati weak spot con 8 gradi di gun depression. Questo
Questo carro riesce a fare un po' meglio in pull-down, come vedete, messo in pull-down, nascondendo la piastra inferiore, così, l'ho mostrato in questo momento. Abbiamo un 250-260 sul cofano che è buono e l'armatura parecchie zone autobounce. Purtroppo la cornice bella grossetta rimane un weak spot. Assolutamente non c'è paragone con il Lowe, che ha una piastra superiore valida come questa, forse ancora di più, ma la torretta del Lowe è enormemente migliore. Quindi un signore del pull-down, senza considerare che i 2 gradi di gun depression in più fanno la differenza. Ok, ora andiamo a vedere come se la cava sul campo di battaglia il nostro Tiger 2. Eccolo qua, siamo a Pilsen contro i Tier 9, quindi un matchmaking perfettamente standard. Do una velocizzata perché il carro è vergognosamente lento. Come bisogna approcciare la partita con il Tiger 2? Allora, onestamente vi spoilero subito che il Tiger 2 per me non è un carro valido, un carro assolutamente che fa gridare al miracolo. Ora qui cerco uno scontro, uno scambio di colpi con un VZ, non ci sono artiglierie, ok? Quindi situazione ideale. Il cannone del Tiger 2 è dannatamente preciso, però non è sufficiente per colpire la cupola della piccolissima cupola del VZ da questa distanza, quindi probabilmente questa manovra non sortirà nulla e infatti decido di andarmene. Come si bisogna giocarlo il Tiger 2? Il Tiger 2 è un carro da supporto, ragazzi, non ha l'armatura sufficiente per scontrarsi con nessun pesante del Tier 8. No. Un S3 ha una torretta migliore, ha un profilo più basso. Questo carro rischierebbe di prendere colpi. Allora, questo carro può far bene contro carri più bassi. S7, questo è un carro che possiamo bullizzare. Il cannone del Tiger 2 è enormemente più preciso. Il danno per minuto è simile. La penetrazione è enormemente superiore. La corazza è enormemente superiore. Uno scontro con un IS. È improbabile che colpisca la cornice. Se voi trovate un bel mucchio di pietre come questo che vi ho mostrato ora, ok, a meno che non scopriate la piastra sotto, ecco come ora guardate che cosa è successo. L'FCM dalla distanza ci ha colpito la cupola e vi assicuro che è molto difficile, è stato abbastanza fortunato. Abbiamo perso subito il capocarro, quindi i weak spot ci sono in questa posizione. Io sono angolato, come vedete. È difficile colpire la piastra sotto a meno che io non salga troppo sul mucchio di detriti. Quindi la corazza del Tiger 2 potrebbe essere funzionale, potrebbe essere abbastanza funzionale in una posizione come questa. Però è un carro che deve sfruttare la distanza. Dovete fare in modo che gli avversari non si avvicinino a voi. Ora continuo a martellare sia l'FCM che l'E50. Tenendo presente che io sono in questa posizione abbastanza avvantaggiata, ovvio, l'E50, eccolo, pericolosissimo l'E50 che ha un cannone ultra preciso. Guardate dove è riuscito ad entrare. Ok, mi è entrato sul mantello. Non capisco perché, in teoria quello lì non è assolutamente, un weak spot, quindi non capisco come sia stato possibile. Ok, guardate che cosa c'è qui. C'è un buco, un piccolo buco, l'attaccatura del cannone. Vedete questa zona leggermente più scura, più blu, sotto la punta della mia freccia? Ok, è un buco, c'è un piccolo buco nel mantello. Di solito il mantlet è sempre bello corazzato, molto molto buono nei bordi. C'è un piccolo buco al centro, guardate, proprio intorno alla canna del cannone. Ok, quindi la torretta diciamo che fa acqua un po' da tutte le parti. In quel punto lì, in teoria, mi sembrava un colpo in pieno sul mantello. Strano che sia andata. Va bene, continuiamo il nostro scontro, vediamo se questi due avversari sono ancora così fortunati. Ora blocchiamo il colpo dell'FCM.
Blocchiamo il colpo dell'E50 e riesco a mettere a segno. Allora, il cannone è l'arma migliore di questo carro. Ho preso un altro colpo, il cannoniere. Ho perso il cannoniere. Guardate che cosa succede. Guardate qual è il bersaglio. Guardate dove vengo colpito. La cornice, ok? Qualunque giocatore che conosce il Tiger 2 sa bene che questo carro qui non ha un'armatura efficace neanche alla distanza. In più ho perso il mio cannoniere. Quindi l'unica qualità sulla quale posso fare affidamento, cioè sparare alla distanza grazie alle buone qualità, delle buone qualità di cannone e della nazione Germania, sono costretto ad aspettare che mi torni il kit di medico. Ora curo il mio cannoniere e posso riprendere l'ingaggio. Però, come vedete, allora con un IS-3 sarei potuto rimanere anche allo scoperto sfruttando la buona corazza della torretta. Invece devo nascondermi, devo muovermi in continuazione perché mi trovo di fronte a due carri dal cannone molto preciso FCM e E50 che sono stati in grado di colpirmi sia sulla cupola sia nella cornice. Però intanto 3.000 danni sono stati fatti, i due ragazzi sono stati messi in difficoltà, FCM che era anche un buon giocatore ora fa un'ingenuità, cerca di attraversare, io mi sporgo e lo tolgo. Sembra che i miei compagni di squadra alle mie spalle abbiano fornito abbastanza copertura, i nemici non possono spingere e ora mi trovo in una situazione in cui non so bene a chi sparare, loro sono tutti quanti nascosti, quindi a questo punto decido di attraversare, ma andiamo avanti più velocemente perché non è entusiasmante il fatto di vedere me che ho paura e non so decidermi. Vorrei attaccare il Tiger 1, un carro che ha che sicuramente ha la peggio contro il mio Tiger 2, che ha più cannone e più cannone e più armatura. Il Tiger 1 viene ucciso comunque sia da un compagno di squadra. Ora ho rallentato troppo, ho messo a velocità mezzo, già il carro è lento. Andiamo a caccia del E50, che però probabilmente è uscito da questo hangar. Ci possono essere numerosi cacciacarri, io al momento non so com'è la situazione. Velocizzo nuovamente, sembrerebbe che i cacciacarri siano posizionati tutti quanti di là. Cerco di andare alle spalle dell'E50 e lo blocco sparando il mio ultimo proiettile standard. Ora in automatico il sistema passa ai proiettili premium. Lo tengo ancora traccato, sparo un colpo a vuoto perché il nemico viene abbattuto dal mio compagno di squadra. E ora, proiettili premium alla mano. Abbiamo il top del Tiger 2, velocità di volo pazzesca, unita alla grande precisione e alla enorme penetrazione. Mi posso permettere di sparare senza problemi sulla valida armatura del VZ120 e ottenere penetrazione. Come ben vedete, ora qui magari cerco un altro blind. I carri rimasti sono tutti da quell'altro lato della mappa, devo prendermi qualche rischio. Avanziamo sempre a velocità doppia. La mobilità del Tiger fa veramente schifo al punto in cui in alcune partite non si riesce a raggiungere le zone chiavi della battaglia, però intanto questa partita piano piano è andata avanti abbastanza liscia liscia. Carico un proiettile esplosivo perché c'è rimasto solamente lo Scorpion G. Splat 388 sullo Scorpion G, angolato il carro, vedete a 45 gradi, ho cercato, no, 45, 30-60, come vi ho detto, sono riuscito a, vedete, assorbire un colpo col cingolo. I cingoli sono spessi e sono considerati armatura spaziata. Ho assorbito un colpo magicamente, no, con quella posizione 30-60 tenendo il lato autobounce. Quindi lo Scorpion G, che ha un cannone temibile, non è riuscito a bucarmi. E il nostro Tiger 2 giunge a fine partita. Noi andiamoci a vedere le nostre post game stat e tiriamo le conclusioni. È una maestria fenomeno. 120.000 crediti, ma attenzione che ho le riserve di crediti attivate e l'account premium. 4.300 danni, 2 kill, 1.200 d'esperienza. Un po' di danni bloccati all'armatura, poca assistenza. Tenete presente che la vista del Tiger 2 è molto valida, quindi
Volendo, tra gli equipaggiamenti consigliati, io prima vi ho detto ventola, caricatore e stabilizzatore. Non è una scelta povera mettere le ottiche, perché guardate che cosa succede: la vista arriva fino al cup range, quindi ottimo per fare esperienza per avvistare nemici. Tenete presente che è un carro sniper. È un buon carro o non è un buon carro? No, non è un buon carro, anche se dalla partita e dai valori su carta possa sembrare tale. È un carro troppo lento, troppo grande, gigantesco bersaglio per le artiglierie, maneggevolezza zero, l'armatura assolutamente insufficiente o inefficace, affatica, contesta avversari del tier 8. Non potete sperare di affrontare sempre tier 7 o quant'altro. Non andate a combattere contro altri pesanti. Se tenete la distanza e fate lavorare il cannone, avete probabilmente in mano uno dei migliori cannoni dei pesanti del tier 8. Altrimenti il carro di per sé overall fa abbastanza schifo. Onestamente, si prende un 5, è un carro mediocre. Solo cannone, un pesante costretto a fare il cacciacarri, per me non è un buon carro, perché questo è. Non ha camo, camo zero, è costretto a stare in fondo alla mappa, è un pesante estremamente atipico, è un pesante estremamente storpio. Tenete presente che uno dei veterani di World of Tanks, in più è tedesco, e la Wargaming odia i tedeschi perché i russi sono belli e potenti, mentre i tedeschi sono cattivi e sfigati e devono essere puniti. Peccato, perché sicuramente questa macchina tedesca merita molto di più. Speriamo che venga ribilanciata. Mi è capitato di sentire un developer blog in cui parlavano del ribilanciamento della linea dell'E100, perché dal Tiger 2 si passa all'E75, buon carro, e poi all'E100, che è uno dei carri più mediocri tra i pesanti del Tier 10, quindi quella linea ha bisogno di un po' d'amore. Confidiamo nel futuro che questo carro venga sistemato. Vi do appuntamento alla prossima review. Come sempre, vi ricordo di lasciare like se vi siete divertiti. Commentate come volete, noi siamo sempre qui su YouTube o live streaming su Twitch. Ciao a tutti.